Buonasera ragazze, spacchettiamo insieme il video di Notino. Questo è un ordine che ho fatto da un po' di tempo, sinceramente mi ricordo anche poco che cosa ci sia qui dentro, però mi ero fatta uno screenshot del carrello con i relativi prezzi che a fine video vi metto. Quindi non sto a mettervi il link nell'info box di tutti i singoli prodotti, ma vi metterò una foto che poi voi a fine video potete screenshottare. In modo che se vi interessa il nome preciso del prodotto per andarlo a cercare, potete farlo. Alcuni prodotti erano in offerta, quindi non li troverete allo stesso prezzo, però tramite il nome riuscite comunque a avere una ricerca, a trovare il prodotto esatto e quindi procediamo. Devo ancora aprirlo. Qui con me in compagnia c'è Gatta Sonia, qui sul divano, che prima si strusciava attaccata a questo pacco. Si vede che sentiva qualche odore strano. Una volta che si è aperto questo strappo, io cosa dovrei fare per aprirlo secondo loro? Open ear. Ah, strappo proprio brutalmente. Ah, ho capito. Bene. Allora, make-up, quasi tutto make-up. Più c'era una confezione regalo che, vabbè, dopo vi farò vedere. Togliamo la pellicolina. Oh, avevo proprio voglia di comprare un po' di make-up. In realtà c'è anche una cosa skincare che l'ho utilizzata per fare una cosa che non è l'uso previsto. Comunque dopo vi spiegherò. Allora, mamma mia, come tutto incartato in modo maniacale. Allora, premetto che Notino a me è un brand dove io compro volentieri e ci sono sempre tanti sconti interessanti. Quindi partiamo subito da questa cosa che mi intrigava un sacco e ho comprato, che è di NYX, no, di MAC, e si chiama, pensavo di aver comprato quello di NYX, pensate ma come siamo messi, di MAC, che si chiama Prep più Prime Fix più. È una broom, cioè una specie di broom, vuol dire nebbiolina fissante, rinfrescante. Sono 13 ml di prodotto, cioè proprio piccolo piccolo. Non mi ricordo il prezzo, ma costerà comunque un bel po'. Pensavo fosse più grande, visto il prezzo, non ho controllato in ml, bisogna che mi abitui. Penso che sia comodo da borsetta da portarsi dietro per far durare di più il trucco. Andrò a leggermi le indicazioni, credo che non ho capito se qualcuno di voi lo utilizza mi faccia sapere. Non ho capito, cioè ho capito che fissa il trucco, però adesso leggiamo se c'è scritto qualcosa nelle indicazioni. Allora, vediamo, ecco qua. In italiano ci sarebbe multifunzione 4 in 1, senza alcol, più idratante, prepara, fissa e rinfresca il trucco per una originale, ultra naturale. Liss, pialla, sono maquillage, infuso, intravera, camomilla e, o come era forse? No, camomilla e, boh, non lo so. Comunque poi ve ne parlerò. Italiano non c'è, scusa un attimo, eh. Con occhi e bocca chiusi, sto cercando di tradurre, eh? Mist Face, Evening Wheel, Holding Bottle 12, tenerlo un po' distanti, sì, praticamente 30 centimetri dal viso, vabbè. Così, 30 centimetri, così, c-c-c-c-c-c-c, e poi ti fissi. Vabbè, andrò a vedere qualche recensione adesso che l'ho comprato per capire come si utilizza. Comunque dura 2 anni dall'apertura, quindi una buona scadenza. Poi, sempre make-up, ho voluto prendere, ne parlano tutti, voglio provarlo anch'io, questo qui di Astra, è un correttore, Long Stay Concealer, correttore a lunga tenuta SPF 15, perché nel correttore di solito non
non hanno l'SPF, quelli che uso io, voglio provarlo. E dice che è un night coverage, quindi alta coprenza, up to 12 ore. Vi farò sapere com'è. Il colore che ho preso io è lo 04W, dovrebbe equivalere più o meno a un sand come colorazione. In camera sembra veramente chiaro, in realtà sì, forse assomiglia un po' al sabbia, al sand di, come colore di Maybelline. Vi farò sapere com'è. Poi ho preso questo della Essence, che è un plumping lip filler. Praticamente c'è dentro un olio, acido ialuronico e vitamina E. Ho preso il colore Pearly Nude Finish 4,2 ml di prodotto. Al signore, ma perché non scrivete in italiano? Aspettate, che forse l'ho trovato. Gloss volumizzante con olio di cannella. Non ci vedo. Con olio di cannella e acido ialuronico per un effetto volumizzante immediato e labbra idratate e morbide più piene. Dona una sensazione rinfrescante e provoca un lieve pizzicore alle labbra. Non applicare su labbra sensibili o irritate. Va bene, vi farò sapere, qua dice 88% più questo, 90% più quello, 84% più se, per le più idratate, ma che bel packaging che ha, bello bello, vi farò sapere poi com'è. Poi, dato che ci siamo truccate così tanto, ho voluto prendere uno struccante, in realtà una mini taglia solo per provarlo, perché vi spiego perché. Sto provando dei burri struccanti, perché spero dovrebbe in futuro, almeno così abbiamo percepito dalle storie di Carlotta di Oltresole, uscire un burro struccante prossimamente, ma molto più nel futuro. Lei ha dichiarato che ne stava testando alcuni e quindi io ne ho presi alcuni per poi fare un confronto, perché naturalmente non avendone mai usato uno, cioè a me piace anche confrontarmi e capire quanto vale il prodotto che vado a consigliare, no? Quindi ho utilizzato quello di Collistar che non mi è dispiaciuto, ho utilizzato quello delle Driadi che lo sto utilizzando adesso, sì e no, e questo qui famosissimo di Clinique che si chiama Take the Day Off, che anche questo in teoria penso che sia un oil to milk. Adesso sono curiosa di vedere che colore è. Quello di Collistar è azzurro e quello di... E quello di Driadi è color burro e olio, questo è trasparente. Voglio provare per struccarmi e vedere come mi trovo. Quando uscirà e se uscirà quello di Oltresole, vi potrò fare un paragone con prodotti di vario prezzo, perché questo costicchia, quello di Collistar abbastanza e quello di Driadi non costa un granché. Quindi lo proverò, poi vi faccio sapere. Poi ho preso una confezione di questi qua. Allora, sono dei patch riutilizzabili che fanno un effetto antifatica, riutilizzabili. Io li ho presi per far penetrare più in profondità il mio contornocchi di Oltresole che si chiama Seta Occhi, che è Botox Like perché ha il veleno di vipera e altri ingredienti a effetto Botox. Volevo un attimo capire se questi sarebbero utilizzabili per metterli sopra al contornocchi per farlo penetrare di più. Qua dice in 30 minuti, 30 minuti così tanto, le rughe sono levigate e le borse attenuate. Applicare i patch sul contornocchi struccati, struccato sarà, e lasciare agire per 30 minuti. Dov'è che c'è scritto riutilizzabili? Sono francesi della marca Talica, patch riutilizzabile. Vabbè, vi farò sapere. L'ho presi perché sono grossi. Vi farò sapere se riesco a farci quello che ci vorrei fare, far penetrare di più il prodotto contorno. Poi ho preso questa confezione regalo.
con dentro della Clinique e c'è dentro, adesso troviamo anche qui in italiano, ve lo dico. Allora, All Day Moisturize, sapete che a me piace testare anche le cose di altre marche, ma a parte che io non le uso, nel senso che sono fedele ai miei prodotti di Oltre il Sole, ogni tanto però quando mi incuriosisce qualche prodotto cerco di prenderlo piccolo per testarlo e più delle volte dico, ma ecco perché non abbandono la strada, non abbandono, non Annalisa, non abbandonare la strada no vecchia per quella nuova, perché sai cosa perdi, non sai cosa trovi, infatti. Più delle volte è proprio così, però ho voluto testarlo perché sono curiosa come una scimmia e voglio comparare i prodotti, anche se questi non sono certo prodotti professionali. È scritto tutto in 7.000 lingue, tranne che in italiano. Vediamo se lo trovo anche in italiano. Oh, madonna, no, più piccolo no, non ce la faccio. Poi in rosa su bianco, cioè illeggibile. Skin School Supply Glowing Skin Essential. In parole povere dovrebbe essere una crema che dà una idratazione di 100 ore, uno spray per il viso, Moisture Surge, anche questa stessa cosa, e l'altro una maschera idratante overnight notturna, direi. Sarà una confezione che ti fai in applicazione forse, se viene, vediamo. Spray, scusate se sta scaricando il telefono. Spray, vediamo com'è micronizzato che voglio vedere. Mi piace, è bello bagnato, a me piace così. Poi c'è la mascherina da notte, che la voglio comparare con Seta Occhi. Non so se ce la farai, cara. Overnight mask idratante notte, eccola qua. Dopo andrò a leggere anche qua come si utilizza. E qui c'è il 100 ore autore, anche questo idratazione 100 ore. Eccola qua, la cremina. Vi farò sapere. Sinceramente li ho anche presi perché mi servono queste scatoline piccoline e anche questo qui per andare in vacanza, perché qui ci metto il tonico e qui ci metto la crema. Ragazzi, era quasi regalato, l'ho preso anche per quello. Sempre comodo tenere queste confezioni. Allora, fatemi sapere di tutti questi prodotti, diciamo, possiamo considerarli praticamente quasi tutti i prodotti make-up. Che cosa vi è piaciuto di più? Se vi piace questa tipologia di video notino dove spacchettiamo anche il make-up o qualche cosa che di extra che provo. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commento che mi aiuta a far girare l'algoritmo e mi aiuta a crescere. Io e gatta Sonia che sta dormendo, adesso provo a farvela vedere, dato che ogni tanto me la chiedete. Gatta Sonia, ciao amore, ciao, sei inquadrata così. Io e gatta Sonia vi salutiamo, vi diamo la buona serata e ci vediamo presto. Ciao, alla fine video, mi raccomando, c'è lo screenshot con tutti i prezzi del momento in cui ho acquistato. Un bacio, ciao.